Cominciavo come quelle vere. Oh, sono uscita perché continuava a darmi delle lampeggianti e mi dava fastidio. Quindi niente, vi stavo dicendo che niente, farò questo grande evento che durerà 5 settimane. Erano 6 anni che non lo facevo, quindi ci siamo rinchiuse qui dentro per preparare il tutto perché deve essere tutto ben organizzato e molto visibile, facile e per tutti quelli che vengono. E domani sarà il giorno, perché oggi è il meno uno, ma io non salterò neanche una diretta, farò sempre il continuato tutti i giovedì e sarò aperta la domenica pomeriggio. Ma logicamente per me è una diretta normale, semplicissima, anche quella di oggi, e quindi non posso che presentarvi delle novità che sono state parte delle collezioni che avevo ordinato, logicamente della nuova collezione autunno-inverno 2023-2024, e parto subito con questo tailleur che è un tailleur fatto composto da gilet, giacca e pantalone, ma tutti i pezzi sono scomponibili, ma voglio descrivervelo perché per me è un po' particolare. Prima di tutto il tessuto è flanella, io credevo che fosse una parola anche un po' così, un po' volgare da dire, invece è proprio tessuto flanella, è morbidissimo, è caldo, non è troppo ingombrante, il grigio, lo sapete già, sta tornando alla ribalta, questa è una giacca, un blazer un po' maschile, quindi chiuso con solo un bottone, mi spoglio, sotto ho messo una canottierina per chi vuole appunto vedere un effetto completo. Altrimenti può essere usato anche sul nudo e nulla vieta di mettere sotto una bella camicia semplicissima, bianca o azzurra. Qui abbiamo il nostro gilet, logicamente Cartica finisce le cose ad hoc con dentro tutto questo stoffa maculata. Ho messo sotto una canottierina fantastica che ho rivalutato con dell'Urex, sempre di Cartica, molto facile e utile soprattutto per questi giochetti di vestirsi un po' a cipolla e a strato, perché il gilet, se vi dà fastidio chiuso, potete lasciarlo benissimo aperto, ma il pezzo un po' particolare del tailleur che si toglie un pochino dagli altri modelli di tailleur che stanno presentando tutti è questo pantalone. Questo è un pantalone che casca perfettamente, morbidissimo, vedete che segue la gamba, ma il bello è il taglio sotto, è un taglio che arriva alla caviglia. Scende un po' a uomo, non è a sigaretta, ma scende appena appena leggermente chiuso e mi piace il fatto che dondoli proprio sulla caviglia, perché secondo me sia usandolo col tacco che usandolo con un semplice mocassino, quale può essere in questo caso questo, che potete vedere che è comodissimo perché ha una pianta bella larga e non stringe qui davanti. Con tutte le magagne che abbiamo, i nostri piedi, ognuno ha qualcosa ai piedi, possiamo metterlo proprio, è un taglierino che può essere usato se avete anche una cerimonia, cresime, comunioni, oppure dovete andare in fiera, oppure semplicemente la mattina vi piace vestirvi super gnocche. Questo è un tailleur facilissimo da usare, scomponibile e non ha nessun limite. L'altro tailleur che è arrivato, che trovo molto raffinato e secondo me elegante. Guardate questa giacca. Questa è una giacca con uno scollo a cuore, è un tessuto in cadì che scende morbido, due bottoni, taglio delle tasche, scollo a cuore semplicissimo, dietro una semplice giacca, e hanno abbinato il pantalone, che è un pantalone che scende leggermente a sigaretta, semplicissimo nero. Quindi questo è il semplice pantalone nero. Allora, vediamo un attimo, scusate, ma io ho tutte le mie menate della luce. Allora, quindi mi tolgo il gilet e vi faccio vedere. Oggi voglio presentarvi un po' di cose particolari che ancora non avevo presentato, perché vi ricordate che avevo caldo, ho caldo anche oggi, ma oggi mi ho detto dai, un po' è sempre essere così capricciosa con questi calori. Allora, questo è un giaccone in panno, quindi è un cappottino color avorio,
per chi ama il colore chiaro, guardate che spettacolo. È un cappottino che arriva al ginocchio, lo chiudete senza bottoni, tipo accappatoio, diciamo, color avorio e facilissimo, primo peso, voi lo mettete bene anche qui al collo, avete le vostre tasche, è semplicissimo, non ha nulla di strano, va giù dritto così ed è disponibile anche in questo verde brillante che fa quella macchia un po' di colore, soprattutto se vestite molto, non so, col nero o col grigio. Quindi questo dà un po' quella macchia, un po' di colore, ma è un panno morbidissimo, non foderato all'interno, molto comodo e ha anche una bella vestibilità di manica e ha uno spacchettino, come potete vedere, sulla manica, semplicissimo. Oltre a questo, scorriamo perché ho detto mi cambio. Poi mia mamma mi ha detto, Cri, non cambiarti perché perdi troppo tempo e lasci il vuoto. Allora la mamma ha sempre ragione, lo ricorderò anche a Giorgia, vediamo se mi ascolterà. Allora, questo è un altro cappottino, sempre senza bottoni, in questo caso foderato un po' più lungo con le due tascone, splendido, due spacchi laterali, guardate che bello che è, color avorio. Un altro tipo di avorio rispetto a quello di prima, perché non vogliamo complicarcela noi, è un po' più gesso, panno più rasato, all'interno foderato, tasche in questo caso applicate fuori, tasconi evidenti, visibili, anche questo è un cappotto che veste molto bene, morbido e ci starebbe sotto anche una giacca. La cosa bella di questo cappottino sono questi spacchi che lo rendono un po' particolare perché è pulito ma ha questi tagli. Guardate che bello lasciato anche aperto. Proprio è un bellissimo cappottino. Così se vi viene già voglia di nuovo e di rinnovare un po' l'armadio, perché magari sono 2 annetti che non vi fate un cappottino nuovo, perché l'avete già preso bello dalla Cri. E quindi durando tanto non li cambiamo. Poi però è anche vero che ho le mie clienti, non si fanno i nomi, ma che sono maniacali dei capispalla e noi ci siamo capite. Guardate questo che spettacolo, guardate. Questo è una base di rosa antico cipolla con questo vinaccia, fango e color khaki coloniale. Guardate che spettacolo, questo va così, va over, buttato su, non va stretto, non va a strizzare la vita, è un panno non troppo ispido ed è veramente bello. Guardate come lo completo. Lo potrei completare o con questa borsa meravigliosa che io trovo molto raffinata, elegante, pulita, capiente, non pesante in questo colore. Altrimenti vado a fare la macchiona gigante con la mia super borsa di pitone. Guardate il colore di questa borsa, tutta finita sotto con i piedini, grande ma leggerissima, davanti tutti strass e nappina, dove possiamo mettere quel pezzo lì che parla da solo, il cappotto va da solo ed è spettacolare. Quindi o borsa pulita o borsa che non passa inosservata. Vado avanti, così scorro, tengo sotto sempre questo pantalone, ma sappiate che anche con questi colori che adesso vi ho presentato chiari, io avrei voluto mettermi, poi sono stata bloccata, questi panta che sono dei pantaloni semplicissimi, molto comodi. Guardate, sono pantaloni che scendono un po' uomo a banana, ma neanche tanto perché non chiudono troppo in fondo, ma un po' uomo, proprio il classico pantalone comodissimo per tutti i giorni. Sembra un po' un cotone pesantino, appena appena vellutato, sempre color avorio. Immaginatevi tutta la macchia del bianco sopra, quindi pantalone con cappotto. E dopo vi farò vedere i famosi maglioncini che avrei messo sotto. Quindi questo pantalone ce l'ho disponibile anche nel colore carta da zucchero, che è questo qui, che
che è spettacolare, carta da zucchero della Flirt, che sono, hanno una vestibilità meravigliosa, ma possiamo anche pensarlo con questo giaccone stupendo, che è un giaccone che sembra damascato, ma ha questa stoffa con un disegno unico, perché è proprio unico della Flirt. Guardate che bella anche questa macchia di colore così, azzurro, con questo cappottino. Poi io metterei addirittura insieme questa borsa blu, semplicissima, ma che piace tanto perché è pulita, compatta, chiusa, capiente ed è tutta logicamente in pelle. Oppure mi avvicino di più al colore del pantalone con la super borsa che è stata venduta e gettonatissima durante l'estate, che è tornata con i colori nuovi per l'inverno. Guardate, questa è una borsa capiente, più capiente di quello che pensate. Eccoci qua. Quindi questa macchia di colore è un po' nuova per chi si vuol togliere anche dal grigio, eh? Non è che è detto che se va il grigio bisogna prendere tutto il grigio. Ognuno fa quello che ci piace. Possiamo o non possiamo fare quello che ci piace? Certo che possiamo. Poi, altra cosa interessante, bella, particolare, che si toglie un po' dalla massa. Questo fantastico poncho K, potete metterla benissimo sui primi pesi di, non so, sotto io metterei in questo momento un bel giubbino di pelle in nappa, e sopra questa cappa spiritosa, piede pull con varie dimensioni di piede pull, quindi non ha taglia, scende appena appena sotto il sedere, non è neanche troppo lunga, però è bella morbidosa, particolare, fa macchia, dà un po' di luce ed è un capo originale, soprattutto per chi ama vestirsi appunto a strati. L'altra cappa che trovo sempre bella, non posso dirvi troppo originale perché questo disegno ormai lo conosciamo benissimo, però in questo caso è sulle tonalità del marrone, del bianco e del nero, è una cappa morbidissima fatta dalla Flirt, da buttare su così, anche non so, avete un tailleur, non avete voglia di mettervi il cappotto perché vi sentite spallina con spallina troppo ingombranti, allora voi buttate sopra queste cappe, che sono delle cappe che prima di tutto scaldano perché sono morbidissime, si adattano un po' a tutti i colori, fanno scena, perché quando avete indossato un tailleur e poi indossate una cappa del genere vi fanno wow, e in più è facile da usare perché poi la usate anche tutto inverno, se avete un cappottino nero o il cappottino bianco o un color biscotto, un creme, la buttate su tutto, dai, sapete che questa è facile, facilissima. Adelante chicas, andiamo avanti. Allora parto con i maglioni, soffrirò, tolgo gli occhiali perché mi incastro ogni 3 secondi. Ho messo sotto la canotta così sono libera di sfogliarmi. Allora, maglione tutti di Katika Misto Kakemir, quindi maxi maglia con collo alto, maniche spettacolari, meravigliose, guardate che taglio che hanno qui davanti, collo che sale a vulcano, lo chiamerei grande vulcano. Guardate che bella è questa maglia. Ecco, poi quando vedo questi maglioni, che vi giuro, ho appena scartato, guardate dove ho buttato le carte, qua, perché non li avevo ancora provati, sempre per quel hot che avevo, io ho voglia che arrivi l'inverno. Allora, questo maglione creerà tra di noi, tra me e voi, diatribe. A me sembra blu, ma poi se lo guardate bene sembra nero. Vado a dire a chi mi chiama di non rompere. Marco risponde. Eccoci. Arrivo. Però guardandolo bene, sotto l'altra luce, vi dico, vi confermo che è blu. Ma vedrete che discuteremo tra il blu e il nero. Guardate che bello questo collo che sale. Poi potete anche benissimo girarvelo se vi dà fastidio proprio lì. Ed è spettacolare. Bellissimo, cade proprio morbido, non deve essere sciancratino, arriva sotto il sedere, bello.
uno. Contiamo le maglie, perché poi devo ricordarmi tutte quelle che mancano da presentarvi. Mettiamole qui. Visto che ho messo a posto tutto, cerchiamo di mettere in disordine tutto. Sembra giusto. Allora, poi guardate questa, che spettacolo. È una maglia in boucle finita con del bordo di maglina sia alle maniche che al collo. Ha una passamaneria sempre in boucle, ma color fango. Guardate che bella, così. E tutte micro paillette, non so se riuscite a vederle qua, tutte delle micro paillette. Questo bordo, questo è tutto boucle morbidoso, e questa banda bianca che è veramente sciccosa. Guardate anche solo un pantalone grigio con questa maglia, potete anche uscire la sera più avanti quando andrete, non so, in un ristorantino e avrete paura di avere freddo, voi mettete solo questo, vi fa la sera perché siete un po' glitterate, ma senza mettere per forza sotto qualcosa. Se invece sarete molto molto freddolose, cashmiretta sotto, o del color fango che riprende il bordo, oppure che riprende il pantalone, o semplicemente color latte. Questa è un'altra bellissima maglia, molto originale. Parto con questi maglioni, sono maglioni un po' che fanno un po' la differenza secondo me, nel senso che poi sono studiati proprio per la collezione, quindi un po' di originalità sia nei colori che nei tagli li abbiamo. Questo sempre lana misto cashmere, guardate, è tutto colorato con dentro del filo di lurex, ma con questa manica spettacolare bombatina, perché stringe un pochino qui il polso, quindi vi rimane questa manichina un po' bombata, e i colori sono raffinatissimi: rosa polvere, il fango, il grigio, l'urex, e anche con questo panta è bellissimo. E questo ha lo scollo a V, molto importante lo scollo a V per chi non sopporta né i girocolli né il collo alto, che mi dicono: Madonna, Madonna Cristina, non farmelo neanche vedere, per favore, stammi lontana con quel maglione lì. Va bene, sorry. Altro maglione col collo alto, color zafferano, spettacolare, misto cashmere, ovviamente. Allora, aspetta un po' qua. Guardate, qui il collo è proprio aderentino, così. Questa è proprio una maglia classica, misto cashmere. Collo che sale, se volete lo potete anche abbassare ad anello, ed è un colore splendente, siete un raggio di sole con questo, guardate che bello, con questo colore. Oppure io lo metterei con il marrone, che adesso non so dov'è, ma l'ho appena visto, quindi abbiate pazienza. Cristina, eccolo qua. Guardate che bello mettere un pantalone in velluto marrone con sopra questo, che spettacolo, così. E poi sopra metterei anche un bel bianco, così, per fare spiccare il tutto. Questi sono mix di colori un po' diversi, il marrone zafferano è meraviglioso. Se poi volete, c'è questa borsa che conclude il look, guardate, botalata di Margot, stupenda, modello quello famoso, con questo panta, questo e ciao. Se avete sopra uno smanicatino magari in pelo o in ecopelliccia, siete prontissime. Ma questi sono un po' spunti di colori diversi dal solito. Andiamo avanti. Mancano due maglioncini, poi passo ai vostri profumi. Aspettate, li faccio piano perché se lo rovino è un caos. Perfetto. Eccoci qui. Mentre prima mi preparavo, perché ero qui a mettere a posto un po' tutto, a tirare l'aspirapolvere, mi sono fatta una mascherina anti-wrinkle and filler, che adoro, guardate questo. Che nuvola,
Questa è una nuvola. Allora, guardate la lavorazione, le maniche larghe sono fatte così. Allora, collo alto, cashmere, ma questo lo senti? Immagino le facce che vedete della mia faccia quando metto i maglioni. Allora, sono un po' un pulcino spettinato, ma guardate che raffinatezza, dai. Che spettacolo di maglione è questo. Proprio vedete che è largo così, manica larga così. Ecco, anche lì discuteremo perché a molte passa il freddo qui. E mi dicono, Cri, devo sentirmi il polso stretto perché mi passa il freddo. E allora lì iniziano le diatribe tra me e le mie amiche, che siete voi. E cashmiretta, ragazze, cashmiretta che arriva bene 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 sotto, fa anche un po' di grinzina qui sotto il polso e vi risolve i vostri problemi. Collo qui proprio dolce vita. Posso guardarmi? Mi piace molto. Questo potremmo mettere sia con questo pantalone di cartica spettacolare col quadrettino così, tacchete sotto qua, oppure potremmo metterlo anche con il nostro quadro, che mi piace molto, perché ha dentro lo stesso colore, così, oppure potremmo metterlo con il bianco, per fare proprio quelle chic chic, oppure con un bel paio di jeans a vita alta tipo questi di cartica che hanno questo pezzo di vita molto alto, lo mettete così sopra il vostro maglioncione, un bello zoccolone sotto o un bel paio di scarpe, ho visto che tornano proprio col tacco alto alto ma grosso, dai su ragazze, vi voglio slanciate grintose quest'anno, eh. Basta storie, basta, adesso vi faccio vedere l'ultimo. Mamma che freddo ragazze, sto gelando. L'ultimo, sempre misto cashmere, questo abbiamo un'altra V, semplicissimo, proprio il maglione più pulito del mondo. Leggiamo, collo a V misto cashmere, è più biscotto dell'altro biscotto. Questo è un biscotto un pochino tenuto nel forno, un po' di più brucciacchiato. Guardate, qua abbiamo una V, semplicissimo, pulito. Sempre questa V sciccosa che arriva ai polsi. E qui non possiamo avere storie. Cri, mi piace un maglioncino pulito, semplice. Non darmi cose argigogolate che io non le uso. Tacchete, eccolo qua, pronto per voi. Mi guardo anch'io. Ecco, questo è il maglione più semplice della storia. Anche qua, poi se vi piace la V ma avete freddo qui, ho la cashmiretta col collo alto. Se invece dovete prendere aria qua, al vostro petto, niente, se non siete freddolose, meglio così. Allora, ora mi tolgo il maglione perché ho caldo. Ok, nel frattempo mi metto, cosa mi metto per voi nel frattempo? Vediamo un attimo. Niente, mi metto proprio caldo, quindi non mi metto un bel niente. Allora, vi dico subito una cosa, volevo presentarvi 1, 2, 3, 4 profumi, anche il tavolino oggi come quelle serie, 4 profumi molto particolari della ditta Il Profumo, perché in queste 5 settimane ci saranno anche delle belle sorprese dove chi di voi vuol togliersi uno sfizietto particolare, secondo me se lo toglie anche più facilmente. Allora, Aria di Mare di Il Profumo, vi sto presentando Il Profumo, che è un profumo di nicchia, come sapete che tengo da anni, fantastico, fatto da un naso che è una donna di Reggio Emilia, che diciamo questi profumi sono apprezzatissimi tipo Giappone, Corea, cioè dove sta andando tutto il nostro miglior mercato. E questo è Aria di Mare, è a base di iodio, ambra, menta, ginestra, arancia, tiare e muschio. Questa è proprio la brezza marina, ok? Sono molto persistenti, sono degli osmoprofumi. Cosa vuol dire? Che quando voi li mettete a contatto con la vostra pelle, se in un profumo, diciamo standard, la fragranza che sentite è quella, ok? Almeno che non abbiate una pelle proprio che altera tantissimo, mentre l'osmo profumo
in osmosi sviluppa la fragranza che più emana il vostro corpo. Ok, quindi se in alcuni profumi voi emanate di più, non so, lo iodio, sentite più lo iodio perché sono così particolari. Altro profumo che io adoro, anche Giorgia lo adora, è Caramella d'amore. Caramella d'amore è una fragranza ispirata al rapporto madre-figlia, quindi è un profumo che inizia dolce, cucciolotta, bella bella, ti voglio bene, ti adoro, poi si cresce, diatriba mamma e figlia, qua, 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 e poi diventa ancora dolce. Vi faccio ridere, ma vi sto descrivendo un profumo e da dove è stato ispirato. Qui abbiamo dentro, all'inizio, proprio delle note zuccherate, come lo zucchero filato, il caramello, poi diventa un attimino più acidino, abbiamo anche del pistacchio, queste note, e poi diventa più dolce come una violetta e chiude con dei fiori bianchi, perché questo è, dovrebbe essere lo standard del rapporto madre-figlia. Poi passiamo a Romeo. Romeo è un profumo che vi consiglio se, uno, se amate i profumi maschili, e due, se dovete fare un regalo a un uomo che vi ispira attenzione, che vi ispira, tipo, che è un uomo che sa sedurre, passionale. Insomma, Romeo è proprio Romeo, Romeo perché sei tu Romeo, quindi Romeo e Juliet. E quindi questo è un profumo che ispira mascolinità, ok? Ha dentro, vi dico subito, è una fragranza calda e mielata, ha dentro del galbano, ha dentro del tabacco biondo della Virginia e del rosmarino. Ma quando lo mettete proprio un profumo macio, secco, a me piace tantissimo. Poi invece ci sono uomini che adorano i profumi un pochino più dolci, quindi state attente, ok? Infine, questa è una delle fragranze, secondo me, più calde che ha creato il profumo ultimamente. Si chiama Ambre Nocturne. Vi dico che nel descriverlo hanno usato l'immagine del deserto, quindi dovete pensare di essere con chi volete, vi lascio anche il con chi volete, nel deserto, con quest'aria calda, con l'odore della sabbia calda, la notte che vi ispira un pochino di, diciamo, calore, e questo si chiama Ambra Notturna, è favoloso, quando lo mettete vi si appiccica, ma quella nota un po' particolare, diversa dall'ambra, quindi quando voi verrete lo spruzzerete sulla vostra pelle, metterete l'ambra da una parte, perché c'è anche l'ambra, proprio l'ambra di questo profumo, e poi c'è l'ambra notturna. L'ambra notturna è proprio più pungente, come la notte nel deserto, che tutte immaginiamo, a meno che qualcuno non abbia già passato una notte nel deserto con beduini. Allora ragazze, io per oggi vi saluto, vi aspetto nei prossimi giorni a fare un giretto, o sì, cioè scelta non ce n'è, e domani farò l'orario continuato, qua arrivano sempre, ci sono sempre queste novità della nuova collezione, e poi troverete tante cose che vi faranno venire un po' di, ve la faccio venire io la brezza nello stomaco da domani per 5 settimane, poi vi aspetterò se avrete voglia di passare una domenica, verrete a fare un giretto, se non avete mai tempo, insomma cercherò di essere al massimo della disponibilità nei vostri confronti. E intanto vi do un bacione, io finisco di mettere a posto tutto per il grande giorno che è domani, e poi cosa volevo dirvi? Niente, adesso vado a casa anch'io a cucinare perché arriva Giorgi, poi ritorno qui, finisco le mie cosine e domani vi aspetto. Vi do un bacione grande e buon mercoledì a tutte. Grazie mille ragazze, ciao!